grazie Giuseppe, Monica, la Gambia, grazie mille. Io condendo, per me Doria, per me la Carolini, commosso, ok, grazie Giuseppe, Monica. Ciao ragazzi, buongiorno a tutti, buona domenica, bentornati. Oggi questo video è un po' più particolare rispetto ai miei soliti video. Parliamo sempre di canarini, ma parliamo di quello che noi potremmo riuscire a fare grazie ai canarini, o comunque quello dove potremmo riuscire ad entrare, in quali posti riuscire ad entrare con i canarini. Allora, io in primis voglio salutare con un forte abbraccio Antonio Cappa. Antonio Cappa è una persona che mi segue ormai da tempo, la sera dice che prima di andare a dormire si deve vedere almeno uno o due video miei, e quindi io lo ringrazio perché è una persona straordinaria. E Antonio Cappa è ospite in una struttura dove sono stato in settimana, ecco perché oggi voglio parlare di questo, che è qualcosa di... In questi giorni mi sono sicuramente arricchito ed è qualcosa di straordinario. Invito tutti, chi ha la possibilità, chi ha voglia soprattutto di dedicare due minuti per persone meno fortunate di noi a farlo, perché veramente possiamo assieme, ognuno di noi nel suo piccolo può veramente dare tanto. Spesso siamo presi da tante, dalla quotidianità, dal nostro lavoro, dal nostro crescere a livello professionale, insomma da tanti impegni che riguardano solo noi stessi poi alla fine. Ecco, preoccupiamoci ogni tanto, ci deve venire un'idea, dice, beh, oggi voglio fare qualcosa per qualcuno, mi impegno per qualcuno, probabilmente posso essere veramente di tanto aiuto a questa persona. E quindi vi racconto la mia esperienza, quella che è stata l'esperienza di questi giorni, che è qualcosa di fantastico. Sono stato alla Casa per la Vita, si chiama Brecciolosa questa struttura, una struttura che segue delle persone sicuramente meno fortunate di noi, e sono stato là, cioè sono stato accolto manco fossi di casa, manco fossi una persona, un amico di sempre. E quindi ringrazio tutti, ringrazio Nino che è il direttore, ringrazio Graziana che è un'educatrice che ha voluto fortemente questo incontro. E sono stato lì, ho parlato di canarini, ho parlato di quella che è la mia passione, ho portato dei canarini, li ho fatti vedere, ed è stato veramente tanta roba, ragazzi. E arricchitevi in questo senso, che è veramente tanta roba. Vai! Allora voglio di girare un po', conoscere la struttura. E loro non sono mai stati. Quando diventano mai stati è bellissimo, perché poi puoi uscire fuori e poi far parte. È chiaro che quando vedono l'esterno loro si spaventano perché non sono abituati al di fuori della casa. No, al buio no. Vabbè. Quando è buio fuori è buio all'interno. Quando può dire sì, può spegnere la luce. Ogni giorno dobbiamo ragionare. Questa struttura è a San Marco La Catola, che è in provincia di Foggia, a nord verso il Molise, e quindi siamo usciti dalla Puglia, siamo arrivati agli estremi fra la Puglia e il Molise. E quindi è stata un'esperienza bellissima. Io volevo salutare un po' tutti gli amici con i quali poi mi sono seduto, mi hanno voluto fortemente che io rimanessi là a pranzare. Ed è stata un'altra cosa bellissima. Antonio aveva fatto lui gli gnocchi qualche giorno prima, quindi era contentissimo che io mangiassi gli gnocchi fatti da lui. E quindi tanta roba, ragazzi. Allora io volevo salutare Michele con un abbraccio forte, che siamo riusciti grazie ai canarini anche a parlare un po'. Volevo ringraziare Mario, volevo ringraziare la signora Lucia, insomma sono stati un po' tutti quanti veramente di famiglia, a parte tutto l'equipe di signore che Antonio fortemente ha voluto che io conoscessi, c'era la psicologa, c'era insomma, è una struttura completa di tanta bella gente, di tutti quelli che sono i ruoli professionali.
magari ecco, noi spesso volentieri presi dalla quotidianità non sappiamo neanche cosa sono queste strutture, come sono fatte queste strutture, quindi invito a poterci entrare, ad andarci, ad andare a vedere un po' com'è la situazione. Diciamo che il rosso è bello, però ha bisogno di alimentazione, sì, controllata, quindi ha bisogno di colorante. Non esiste un canarino rosso naturale, un canarino rosso ha bisogno di colorante rosso e a lungo andare spiega proprio così. Ecco, ci sono molte immagini dove naturalmente presi dal mio allevamento, di coppie, che poi alla fine la cosa più bella è riuscire a vedere i genitori, no, che investono i piccoli e che nell'arco un canarino diventa indipendente a 30 giorni di vita, quindi da che è quella grandezza, diventa quasi come la grandezza di un genitore da 30 giorni. Solitamente si riproduce a marzo, ci siamo San Giuseppe, il giorno del mio onomastico prende il via la riproduzione, che dura fino a giugno, e loro si riproducono più volte. Naturalmente questa è l'abilità dell'allevatore, di colui che ce li ha, a farli riprodurre in maniera conseguenziale. In questa situazione abbiamo donato una coppia di canarini, da parte mia, abbiamo donato da parte di Giuseppe Mollica, che ringrazio, e dove c'è anche Antonio che l'ha ringraziato pubblicamente, che gli ha regalato una gabbietta a queste persone qua, quindi abbiamo lasciato una gabbietta con una coppia. E il direttore, la cosa particolare che mi ha colpito, che il direttore ha sposato questa, cioè la nostra causa, no? E quindi dice: Giuseppe, ora stiamo in ristrutturazione, non appena sistemiamo un po' la situazione, qualche gabbia più grande io la voglio perché è, come dire, qualcosa che possa servire anche a loro, soprattutto poi perché c'è Antonio che se ne occupa, e quindi grazie ad Antonio, ma anche agli altri, possiamo in qualche modo seguirli. Poi ci sei tu in qualche modo che fai da supervisore, e quindi grazie anche a Nino, che è il direttore della struttura. Queste sono delle uova che si stanno schiudendo, che sono secondo me qualcosa di... quei momenti là dove... almeno questo accade a me, nonostante oltre 20 anni, quando arriva la mattina del 13° giorno che questo uovo comincia a schiudersi, qualcosa di secondo me eccezionale, cioè, è tanta roba. Mi piacerebbe, insomma, come dire, portarlo un po' a conoscenza agli altri, perché a volte sembrano, molti dicono, oh, sono brutti. No, per me non lo sono. Aiuto. Bene ragazzi, allora, come avete visto le immagini parlano in modo speciale, le foto parlano in modo speciale, quindi veramente più ricco, mi sento più ricco sicuramente. Volevo ringraziare un po' tutti quanti, il gruppo, e sicuramente mi hanno detto che ci rivedremo sicuramente, quindi faremo degli altri incontri, e io non ho alcun tipo di problema, per me è stata veramente l'esperienza molto bella. Volevo ringraziare pubblicamente Italia Ornitologica, che mi ha dedicato a pagina 63 nel mese di dicembre, mi ha dedicato un articolo, e è stato anche molto bello riuscire a... questo è un articolo che trovate anche su internet a pagina 68, e parla prevalentemente del progetto Pronto Aves. Io ricordo a tutti quanti voi, progetto Pronto Aves cos'è? Chiunque di voi ha necessità di avere una mano, ha delle difficoltà, ogni sera, già dal mese prossimo, noi siamo già partiti da novembre, quindi stiamo portando avanti questo progetto, anche se non ha preso il volo, diciamo così. E noi abbiamo ogni sera delle persone molto brave, degli esperti, degli allevatori di tanti anni, che hanno messo la loro disponibilità nei vostri confronti, quindi chiunque di voi ha bisogno di un aiuto, ha una problematica, può tranquillamente contattare queste persone qua. Sul sito della FOI c'è scritto Pronto Aves e sotto c'è l'elenco di... naturalmente ci sono anch'io, quindi parlerete anche con me, se c'è da parte mia c'è sempre molta disponibilità. Vi ricordo il mio numero 340 30 39 199, quindi piena disponibilità ad aprire le porte a chi vuole entrare nel nostro mondo. Noi siamo sempre a disposizione, perché dobbiamo diventare più numerosi per tutelare questi piccoli esserini. Bene ragazzi, noi ci vediamo domenica prossima, e io vi ringrazio, veramente siete stati tantissimi
ad aderire, cioè, e ancora in questi giorni mi contattate per il calendario, quindi grandi cose, insomma. Sicuramente mi lascia ben sperare per l'anno 21, possiamo alzare ulteriormente l'asticella e pensare a qualcosa di ancora più importante per i meno fortunati di noi. Ricordiamocelo, ragazzi. È importante sicuramente guardare avanti e migliorare quello che si ha e quello che si è, sicuramente. Però poi ogni tanto dobbiamo anche ricordarci che dietro di noi c'è tanta gente e che magari noi con poco possiamo veramente essere di tanto aiuto. Vi lascio, ragazzi, buona domenica a tutti, a presto, ciao!